8 segni che dimostrano che il tuo corpo ha bisogno di più acido folico. Il nostro corpo ha bisogno di un nutrimento adeguato ogni giorno per funzionare bene e per combattere le malattie. In effetti, abbiamo quasi l'intero alfabeto ad aiutarci, dalla A allo zinco. Non vogliamo farvi rimanere male, ma il nutrimento di cui stiamo parlando non è la pizza. Stiamo parlando di roba seria. Hai mai sentito parlare di acido folico? Il National Institute of Health, negli Stati Uniti, afferma che è importante consumare 0,4 mg di questa vitamina ogni giorno. 0,4 mg è come un granello di polvere, o anche meno, ma l'acido folico, che è anche chiamato folato o vitamina B9, è cruciale per la nostra salute, poiché aiuta il nostro corpo a produrre e riparare il DNA e a produrre i globuli rossi. Se il tuo organismo ha carenza di acido folico, potresti sviluppare anemia, una condizione in cui gli organi interni non hanno abbastanza ossigeno per funzionare correttamente. Prima di rivelare cosa succederà al tuo corpo se soffri di carenza di folati, premi il pulsante iscriviti. Ora vedrai tutti i nostri nuovi divertentissimi video che pubblichiamo ogni giorno su Il Lato Positivo. Qui ci sono 8 segni più comuni che indicano che il tuo organismo ha bisogno di più acido folico. Numero 8. Problemi cognitivi e di umore. L'acido folico è estremamente importante per il tuo sistema nervoso centrale. Sì, è una specie di vitamina del cervello. Se non ne possiedi abbastanza, potresti ritrovarti a lottare con la depressione, ad avere difficoltà a concentrarti e sentirti smemorato e irritabile. E questo è quello che afferma uno studio dell'Istituto di Epilettologia del King's College. Se non trattata correttamente, un'assunzione insufficiente di folato può anche aumentare il rischio di sviluppare disturbi gravi come la demenza o l'Alzheimer. Numero 7. Dolori del corpo. Nei casi gravi di anemia causati da carenza di folati, il tuo cervello riceve meno ossigeno di quanto dovrebbe. In risposta, le arterie del tuo cervello iniziano a gonfiarsi e ti viene mal di testa. Tuttavia, il tuo cervello non è l'unico organo privo di ossigeno, quindi potresti anche sentire dolore in altre parti del corpo, in particolare al petto e sulle gambe. Inoltre, può anche avere effetti negativi per chi ha l'artrite reumatoide. Secondo un articolo tratto da Trattamenti naturali per artrite, nei pazienti con artrite reumatoide l'assunzione regolare di acido folico è importante per ridurre le malattie cardiache e prevenire gli effetti collaterali dei farmaci antireumatoidi, come la tossicità epatica e la tossicità gastrointestinale. Numero 6. Pallore della pelle. Pensavi che il tuo integratore di glutatione stesse già facendo i suoi effetti, ma devi ricrederti. L'emoglobina, una proteina contenuta nei globuli rossi, è responsabile del trasporto dell'ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti del corpo. Se hai carenza di acido folico, non hai abbastanza globuli rossi, e quindi emoglobina, per fornire ai tuoi organi interni la necessaria quantità di ossigeno. Ciò può causare debolezza muscolare, affaticamento e pallore della pelle. Oltre al pallore e alla mancanza di pigmentazione della pelle, chiamata melanina, noterai che la tua pelle appare opaca. Potresti anche avvertire i primi segni di invecchiamento cutaneo. Numero 5. Mancanza di respiro. Se noti che sei senza fiato quando fai cose che normalmente gestiresti senza problemi, significa che i tuoi livelli di ossigeno sono bassi perché il tuo corpo non ha globuli rossi. Insieme a questo sintomo, potresti anche avvertire un aumento della frequenza cardiaca e la sensazione di vertigini o anche di svenimento. Oltre ai bassi livelli di ossigeno, puoi anche sentire una mancanza di energia e intorpidimento alle mani e ai piedi. Numero 4. Problemi digestivi. Non stai facendo niente di che, ma sembra che tu stia dimagrendo sempre di più. Ascolta e impara. Più magro non significa più sexy. Dovresti rallegrarti o iniziare a preoccuparti? Sintomi gastrointestinali come nausea, vomito, mal di stomaco e diarrea dopo i pasti possono essere i primi segni che il tuo corpo non ha abbastanza acido folico. Secondo una ricerca condotta presso il Dipartimento di Biochimica Clinica dell'ospedale di Nethved, nei casi più gravi potresti anche soffrire di anoressia, che di solito porta a una significativa perdita di peso. Numero 3. Ferite in bocca e lingua gonfia. Questi sintomi di solito si verificano quando la mancanza di folato è piuttosto grave e possono essere collegati alla perdita di peso inaspettata, quindi non dovresti trascurarli. La tua lingua sembra gonfia, rossa o lucida, in genere intorno alla punta e ai bordi.
A causa della diminuzione dei globuli rossi, potresti anche avvertire dolore quando deglutisci o avere mal di gola e stomachite. Certo, questo ti darà fastidio quando mangi. Numero 2. Senso di gusto ridotto. Sempre peggio, eh? Potresti soffrire di cose peggiori rispetto ai dolori allo stomaco, diarrea e male alla bocca e alla lingua. Secondo alcuni studi, oltre a questi sintomi, una carenza di acido folico può causare problemi nel sentire i sapori. Ciò accade perché i recettori del gusto, le papille gustative, non riescono a inviare messaggi al cervello attraverso il sistema nervoso a causa dei problemi della lingua. Per questo motivo, non ti piacerà più mangiare i tuoi cibi preferiti e finirai per indebolirti se non risolvi questo problema immediatamente. Numero 1. Difetti alla nascita. Non sono solo gli adulti a dover affrontare problemi in futuro. Merz of Dimes, un istituto di ricerca che trova soluzioni alle più grandi minacce per la salute di mamme e bambini, afferma che le donne incinte o le donne che stanno pianificando una gravidanza dovrebbero assumere una dose giornaliera di acido folico. Se questo avvertimento non viene preso sul serio, dei difetti del tubo neurale o NTD, difetti del cervello e del midollo spinale, possono verificarsi quando il bambino si sta ancora sviluppando all'interno dell'utero della madre. Esistono due tipi di NTD. Il primo è spina bifida o spina dorsale aperta, quando il midollo spinale del nascituro non si chiude completamente. Questa condizione può portare a gravi complicazioni come l'idrocefalo, la meningite e la paralisi. L'altro tipo di NTD è anencefalia, quando nasce un bambino senza parti del cervello e del cranio. E questo è quello che sostiene il Center for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti. Oltre agli NTD, un bambino può anche sviluppare difetti cardiaci e una palatoschisi. Forse non ne sei consapevole, ma alcune delle cose che fai potrebbero causare una carenza di acido folico. Forse hai già problemi di salute come il morbo di Crohn, la celiachia, le malattie del fegato o un grave problema ai reni che richiede la dialisi. Se sei dipendente dall'alcol, devi sapere che le sostanze in esso contenute possono impedire l'assorbimento dei folati. Può anche essere un problema genetico per cui l'acido folico alimentare non viene convertito in metilfolato. Un'altra causa possono essere i farmaci che assumi, come Dilantin, sulfasalazina, metotrexato, trimetoprim sulfametosazolo, pillole contraccettive orali e farmaci antidiabetici. Ok, ormai hai capito quanto è importante l'acido folico per il tuo organismo, ma come puoi curarne o comunque assicurarti di assumerne la dose giornaliera? Il modo più semplice per risolvere questo problema è attraverso l'alimentazione. Per mantenere uno stato folico adeguato, dovresti mangiare più verdure come broccoli, cavoli di Bruxelles, spinaci e asparagi. Per quanto riguarda gli altri alimenti, è preferibile consumare regolarmente agrumi, avocado, fegato di manzo, fagioli, funghi e cereali integrali. Per quanto riguarda le donne in gravidanza, il dosaggio raccomandato è di 0,4 mg da almeno un mese prima della gravidanza fino alle prime 12 settimane. Durante la gravidanza, la dose andrebbe aumentata a 0,6 mg. Tuttavia, se il nascituro è ad alto rischio di avere un NTD, il dosaggio dovrebbe essere di 4 mg. Se hai notato uno dei sintomi mostrati in questo video, la prima cosa che dovresti fare è consultare il tuo medico per farti fare una diagnosi. Solo dopo dovresti iniziare a cambiare le abitudini alimentari in modo da evitare un sovradosaggio. Gli effetti collaterali di un sovradosaggio di acido folico sono crampi addominali, disturbi del sonno, convulsioni, gas ed eccitabilità. Conosci altri modi per trattare la carenza di acido folico? Condividi le tue conoscenze con noi nella sezione commenti qui sotto. Inoltre, non dimenticare di fare clic sul pulsante mi piace e di condividere questo video con familiari e amici. Resta sintonizzato iscrivendoti al nostro canale e unisciti sempre a noi sul lato positivo della vita.